Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Ho rifatto le ciambelline al vino, questa volta però con la ricetta di mio cognato Rolando, senza lievito e con un pochino di cacao. Bene, andiamo a vedere come farle. Bene, mi sono preparata tutti gli ingredienti. Io però rispetto alle dosi che vedete all'inizio farò mezza dose. Allora, inizio con la planetaria mettendo lo zucchero, la dose di zucchero e il vino. Ho messo, come vedete, la frusta e faccio girare un pochino per far sciogliere lo zucchero. Subito dopo ci aggiungo l'olio. E giro ancora. Naturalmente, se volete potete farlo anche a mano, eh? Io adesso sto facendo la ricetta puntino per puntino come la fa Rolando, perché ho assaggiato le sue ciambelline, sono molto buone. Ecco qua, poi metto la farina, ne metto un pochino, poi aggiungo l'altra. E a questo punto metto la foglia. Ok, faccio girare. Metto ancora il resto, ancora farina, anzi la metto tutta, tutto il resto della farina e accendo. Faccio amalgamare bene gli ingredienti e poi ci verso il cacao e il bicarbonato e la vanillina. Io ci metto un po' di estratto perché non mi trovo la vanillina, ma lo stesso. Faccio girare un pochino così. E poi tolgo tutto. Ok. Ora l'impasto lo metto sul piano di lavoro. Così lo impasto un pochino con le mani, ma pochissimo, e poi lo faccio riposare. Lo metto coperto da pellicola e lo faccio riposare almeno una mezz'oretta. Dopodiché andiamo a riprenderlo e a formare le ciambelline. Riprendo un pochino l'impasto così in questo modo e poi comincio a tagliarne un pezzo. E vado ad arrotolare. Io adesso mi sono presa la misura pressappoco come voglio fare le ciambelline, le farò un po' piccoline e quindi farò dei bastoncini che dovrebbero essere pressappoco della stessa misura. Poi le bagno nello zucchero e le giro e le appoggio sulla carta forno, le abbasso un pochino con le mani e poi Rolando mi ha detto che vanno abbassate direttamente quando le appoggiamo sullo zucchero e poi c'è una sequenza dove si vede. Ok, continuo, cerco di farle abbastanza regolari e nel frattempo ho acceso il forno a 170 gradi. Eccoci qua. Continuo il lavoro. Ok, ho preparato anche un altro suolo, un'altra teglia con la carta forno. Ecco, le sto abbassando un pochino. Ok, beh, non sono proprio tutte precise, però insomma ci siamo. Poi il bello delle cose fatte in casa è proprio quello, no? Farle un pochino irregolari.
Ecco qua, vedete che le abbasso adesso direttamente dentro quando le appoggio sullo zucchero. Come avete visto non c'è lievito in queste ciambelline, anche perché c'è il vino bianco che fa comunque da lievito. Nel frattempo ho già messo le prime ciambelline nel forno. Ora finisco tutto l'impasto e poi farò un'altra infornata. Sì, la prossima volta farò la dose per intero, eh. Queste sono all'incirca una cinquantina, ma penso che finiranno presto. Oh, per la cottura ci vogliono all'incirca 15 minuti, poi dipende molto dai vostri forni, quindi controllate, regolatevi, non le fate asciugare troppo, eh. Ok. Si sente già il profumo in casa. Bene, la prima sfornata di ciambelline è pronta, le faccio raffreddare un pochino e poi le assaggio. Queste ciambelline nella nostra zona, i Castelli Romani, si usa bagnarle nel vino rosso. Intingerle proprio, fare la zuppetta con il vino rosso. Sono veramente speciali, ve l'assicuro. Bene, amici, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della visione e ringraziamo Rolando che ci ha fornito la ricetta. Ciao ciao.